bisogna essere forti per diventare grandi. Ecco il nostro dovere. La vita è una lotta dalla quale non possiamo ritirarci, ma bisogna trionfarvi. Fratelli e sorelle, pace a tutti quanti voi. Vogliamo accogliere anche oggi questo consiglio che Padre Pio ci rivolge per la vita quotidiana, che dobbiamo affrontare sempre con lo sguardo verso il Signore, ma anche rivolto a chi è intorno a noi. È una breve esortazione, fratelli e sorelle, ma un'esortazione molto densa di significato. Ecco, la vita è una lotta continua. Lo sperimentiamo ogni giorno nelle varie situazioni che noi dobbiamo affrontare, ma anche, ecco, ci ricorda Padre Pio che dobbiamo guardare a Gesù, che è il nostro modello, il modello che noi dobbiamo seguire ogni giorno. E Gesù è stato veramente forte, lo ricordiamo sempre, nella debolezza che Lui ha manifestato davanti a coloro che erano i potenti di questo mondo. Lui si è presentato debole, ma la sua debolezza, ci ricorda San Paolo, è più forte della potenza e del dominio degli uomini, perché Gesù attraverso la sua debolezza ci ha redenti. Noi vogliamo collaborare a questa redenzione, vogliamo far sì che non ci ritraiamo mai davanti alla lotta che dobbiamo affrontare e attraverso questa lotta, attraverso questo nostro dono, come ha donato la vita a Gesù, noi possiamo trionfare alle situazioni di questa terra, far sì che veramente lo sguardo, l'esempio, la presenza di Gesù ci accompagni in questo giorno e con la sua forza riusciremo ad essere trionfatori del male e portatori del bene. Buona giornata a tutti voi.